Ciao a tutti ragazzi, sono io, Vinchechino. Questa è la seconda parte del video riguardante Inazuma Eleven 3 Fuoco Esplosivo, la nostra grande guida. Quindi per prima cosa dobbiamo un po' andare in giro. Questo, per chi non se lo ricordasse, è Xavier. Qua parte il video di presentazione del personaggio. Qua dicono un po' di cose in giapponese, ma non è la mia lingua, quindi non posso dirvi cosa dicono perché non lo so. Quindi parliamo un po' in giro. Questa è Jasus, mi pare si chiama una cosa di queste. Non l'ho mai saputo pronunciare correttamente. Anche qui parte il video di presentazione. Sì. Ci sono degli accesi dibattiti. Lui è Thor, mi pare, a meno che si chiamasse così. Ma è da un po' di tempo che non gioco a Inazuma Eleven 3, cioè Inazuma Eleven, e non guardo l'anime. Ringrazio tutti coloro che hanno commentato e hanno messo mi piace al mio video precedente riguardante la prima parte di Inazuma Eleven 3 Fuoco Esplosivo. Grazie di cuore. È venuto questo personaggio, non ricordo come si chiama. Parliamo con Archer, è una persona solitaria, come vedete all'inizio un po' imbranato nel calcio, ma ben presto cambierà carattere. Quindi qua, come sempre, parlano dopo aver visto il video di presentazione del personaggio. Lui è Austin Obes. Qui c'è il video di presentazione. Avrà una mossa abbastanza carina in attacco. Qui continuiamo i dialoghi. Andiamo a parlare con Silvia. Non ho capito cosa dica. Io penso che dobbia parlare con un po' tutti quelli che sono nel campo. Questo è Willy, Willy. E quello, ah, suo gemello, è il gemello di William. E quello è William. Willy, o come non si chiama. Parliamo con Nelly. Scusate. Penso che non ci sia più nessuno. Ah, questa faceva parte della Royal Academy nuova. Dopo aver visto il video, proseguiamo con i dialoghi. Entra anche lui nell'Inazuma Japan. Dobbiamo parlare con Silvia e dire siamo pronti? Sì. Ora ci sarà appunto la grandissima selezione di cui parlavo nello scorso video, dove ci sarà appunto una partita amichevole per decidere chi entrerà nell'Inazuma Japan. Vediamo che sta succedendo. Ecco un altro video di presentazione. Eccolo qui. Io penso lui farà la selezione dei giocatori insieme all'allenatore Travis. Qua non capisco bene cosa parlino nel video, ma voi che avete la versione italiana dovreste capire. Benissimo. Parlano un po' così, non vedo l'ora di iniziare questa partita dopo tantissimo tempo che proprio non provo a giocare. L'altra volta ho giocato un po' così a Inazuma Eleven 2, Bufera di Neve, ed è sempre grandioso come gioco. Questo lo è altrettanto, peccato che non c'è la versione DS, almeno un emulatore del 3DS, dato che
Lampo folgorante e fuoco esplosivo sono usciti per 3 di essi. Proseguiamo con i dialoghi intanto. Ecco, tutti schierati, pronti per questo inizio. Si schiereranno in due squadre, una con capitano Mark e l'altra con capitano Jude. Si inizierà adesso quindi questa grandissima partita per decidere chi entrerà nella squadra. Qui intanto è Camellia Tervis. Sarà una delle manager. Mark si ricorda di lei, però lei non si ricorda di lui. Questo perché gli è stata cancellata la memoria dopo che i suoi genitori sono morti, infatti l'allenatore Travis è il suo padre adottivo. Parte qui un altro video, insomma in Azuma Eleven 3 è pieno di video come abbiamo notato. Lui dice di ricordarsi, ma lei non si ricorda, come avete visto da questo video qui. Quindi aspettiamo che termini appunto il video per proseguire. Visto cerca di ricordarsi, ma non ricorda proprio nulla. Alla fine poi naturalmente ricorderà. Dovrebbe uscire poi non so quando in Italia, non so me ne vengo come videogioco. Però credo sempre per 3DS, quindi io se lo faccio faccio in giapponese se c'è la versione DS. La storia completamente cambiata in Azumarengo. Non vedo l'ora di iniziare questa partita, ci sono troppi dialoghi ultimamente. Quello è il preside e quello è il bidello. Io voglio proprio giocare. Se si sbrigano. Ma dovrebbe venire l'allenatore. Continuano questi dialoghi intanto. Dobbiamo entrare in quell'edificio seguendo la freccia viola. Intanto siamo a 7 minuti, quindi siamo qui. C'è il preside e il bidello. Qua ci sono le varie cose per il Football Frontier International, cioè la competizione mondiale che noi andiamo ad esibirci con Lina Zuma già. Proseguono intanto i dialoghi. Tanto ecco Silvia, l'altra manager. La divisa con appunto. Bene, non vedo l'ora di iniziare, ma siamo a 7, a 8 minuti che passa, non si decidono a voler cominciare questa competizione. Tutti si sono messi le varie uniforme dell'Inazuma Japan, ma solo 16 accederanno al Football Frontier International, mentre i restanti resteranno a casa. Proseguiamo questo filmato, ho avuto dei problemi con il PC. Possiamo proseguire, quindi eravamo rimasti al quel filmato che vi ho fatto vedere e adesso qua parlano, discutono, dialogano. Vediamo ora che succede. Io come già detto non vedo l'ora di sfidarmi per decidere delle sorti dei 16 che verranno scelti nell'Inazuma Japan. Tanto qua c'è Silvia che ci dice alcune cosette. Ecco, con le divise ufficiali dell'Inazuma Japan.
Usciamo di qua. E seguiamo la freccia viola. Siamo in centro e seguiamo sempre la freccia viola. Continuiamo, continuiamo, continuiamo. Andare in questo negozio. Vediamo se giù. Vediamo che succeda qui al negozio di Hillman. Quindi ancora dialoghi per Jude e Mark. Non ho capito bene di cosa, ma ve lo dovreste capire, perché come già ripeto più volte, voi avete la versione italiana, io utilizzo quella giapponese. E qua abbiamo visto l'ex capitano, cioè il presidente del Royal Academy, una così che ritornerà anche in questo capitolo con vesti un po' diverse. Intanto vediamo che complessi si crea Jude. Continuano ancora qui a parlare. Ci sono dei ricordi. Capito, è perfetta la formazione. Proseguiamo. Esciamo dal ristorante cinese. Penso che questa sia una sfida. Infatti, come non detto, questa è una sfida. Qua ci mostra un po' come funziona, ma noi già lo sappiamo. Facciamo un bel tiro con Sean. Ecco una bella rovesciata di Sean. La para? Sì, no. Abbiamo segnato, ragazzi. Sono facili le sfide, soprattutto per uno come me, scusate la modestia. Ecco, a livello 3 hanno raggiunto. E se ne vanno a gambe lette. Quello è il simbolo del blog. Infatti quando viene aggiornato il blog appare quella cosetta lì. Tutti che scappano via. E ce ne andiamo anche noi. Tanto vediamo che succede qui. Ecco, è Paolo dell'Italia. Sta succedendo qualcosa, vediamo. Non capisco bene cosa, ma vediamo che sta succedendo. Quindi Paolo se ne va, intanto riparte da qui. E allora noi facciamo una cosa, ci vediamo nella prossima parte della guida di Inazuma Eleven 3 Fuoco Esplosivo, con finalmente la partita per decidere chi sarà convocato nell'Inazuma Japan.
E ci vedremo appunto nella prossima parte, nella parte numero 3. Da Vichechino qui è tutto, alla prossima. Vi ricordo di lasciare un bel like.